col telefonino perché non ho ricevuto quello su computer. Dovremmo essere live, dovremmo ragazzi, che risate, Alessandro, risate un cazzo, perché quando lavori e ti succedono ste robe, risate, mica tanto, insomma, io ho sudato, ho dovuto cambiare. Voi che me le fate. Ditemi solo se adesso ho fatto partire prima rispetto all'orario, non si poteva fare la partenza così ravvicinata. Datemi solo indicazioni se ci vedete, se si vede sia su YouTube che su, per cortesia, grazie ragazzi, siete i nostri migliori alleati e collaboratori. Adesso aspettiamo un attimo perché la gente pensa che inizi tra 4 minuti. Sì, boh, funziona, grazie Marbike. Allora, sappiamo che siamo in onda. Allora, io direi terminiamo, io poi la notizia ce l'ho, perché nel frattempo vedi che tutti i casini non vengono per nuocere, perché io la notizia che devo darvi ce l'ho, per cui però Carlo, stavamo parlando con Manuel, volevamo partire così, poi dopo ti dirò che tra 2 minuti vireremo su un altro argomento, però tutti contro Mark, Manuel chiaramente ha detto, è chiaro che ci sono due paesi dove non puoi andare in vacanza, Mark, no? Che credo sia l'Italia e il Portogallo, credo, Manuel, era il Portogallo l'altro che dicevi. Io credo che no, a Portogallo sì, io esatto. Marco non andrei a Portogallo, no. Per cui è sicuramente stato, Carlo, e l'ho detto all'inizio della trasmissione, brutto il modo con cui tantissimi tifosi, e me anche qui sopprenso, soprattutto in Italia, perché come ho detto all'inizio della trasmissione, in Francia degli spettatori mi hanno scritto, boh, guarda, bravi che trattate l'argomento così, perché comunque qui è stato detto, sì, è un brutto incidente, poteva fare dei danni molto brutti, però è stato catalogato come un incidente di gara, per cui, ahimè, sono cose che possono succedere e più o meno sono successe a tutti i grandi, no? Quelli che non vogliono accettare di star dietro, Carlo. Però sentiamo voi, tutti contro Mark all'apertura della trasmissione. Ma sai, Franco, io faccio lo sportivo, faccio l'opinionista sportivo, posso avere le mie preferenze, non avere le mie preferenze, come tutti, no? Però io credo che Mark in questo momento è nella situazione peggiore della sua vita sportiva e forse anche di carattere. Ha una moto che evidentemente non va, perlomeno non ti può far arrivare nei primi 10, e lui con il suo modo di essere anche un po' oltre le righe, come ha sempre corso d'altronde, sta facendo delle cose che non potrebbe fare. È chiaro che il fenomeno le vuole fare, ma non è solo. Cioè, certo, questo errore è stato un errore grosso, in quella curva non so quanti chilometri in più, non ce la fai. C'è la gomma davanti e dietro, sì, capisco, sa che deve raffreddarla, cioè un pilota fenomeno, cioè è stato un errore brutto, Franco, è andata bene, nel senso, diciamo bene, anche a lui che salta una gara, che poi sai col doppio lap ne salterà praticamente due, che purtroppo non è venuto, Oliviera non può venire, io sai, se dovessi mettere... Do 2 voti, faccio un po' il cerchio bottista, Franco. Gli do 10 alla volontà, perché si vede che se non c'è lui la onda è bella che è morta, però gli do 3 per quello che ha fatto. 13 diviso 2, insomma, fa anche una piccola sufficienza, però francamente, Franco, non che sia in questa situazione, non mi aspetto una cosa di questo genere. Okay. Lo sapeva, tutto lì. Certo, io non so, gli amici che ci hanno continuato a vedere su Facebook l'hanno già sentita, però penso che si sia persa, Manuel, quella parte di quel messaggio che ho ricevuto ieri notte, quando mi è stato accennato l'altro argomento di cui parliamo tra 20 secondi, perché è veramente molto importante. Manuel, ti chiedo scusa se te lo rileggo, però probabilmente tutti gli amici che ci seguivano su YouTube hanno perso quella parte. Io ho scritto a questo amico, addetto ai lavori che è in Argentina, gli ho detto, cavoli, con Enea fuori, con Mark fuori, 2 gare ciascuno, erano gli unici avversari che vedevo in grado, no, di andare ad attaccare, a tentare di attaccare Bagnaia, secondo me in questo momento è difficilmente prendibile. Gli ho detto, cavoli, potrebbe essere che il campionato è già finito, era una provocazione chiaramente, no? Mancano un sacco di gare, è chiaro che... Però il concetto un pochino c'è e questa persona mi ha detto, guarda, il campionato era già finito. Lui dice, riguardo a Marquez, non puoi correre
con gli occhi fuori dalle orbite per così per 44 gare e mi ha specificato la differenza tecnica che c'è in questo momento tra la Ducati e la Honda. Mark deve capire che non è colmabile da quello che lui ha nel famoso polso, cioè una volta poteva farlo, no? Adesso non lo può più fare perché ha di là Bagnaia che è in forma e una Ducati che è un secondo più veloce della sua moto, per cui dice era impossibile che potesse correre. Franco, 40, io non l'ho sentito, quando tu l'hai detto non l'ho sentito, ma è quello che ho detto io, punto, è quello esatto. Che ho detto io, Franco, io non l'ho sentita perché non c'ero prima trasmissione, e come beh, firmalo pure Carlo Pernat che va bene così, ma sì, l'ho sì, già sì, detto sì. Prima ragazzi, noi abbiamo esperienza di gare con te, con Manuel, sono più di 40 anni, io ho visto anche dei brutti incidenti, ho visto Lawson tamponare, ho visto Rene, Schwanz, però ragazzi qua siamo in un momento dove Mark è fuori di testa nel senso buono della parola, va oltre quello che deve andare, ma lo vedi quando cammina che gli ha gli occhi spiritati, io sai cosa ti dico? E te ne dico una, gli manca Alzamora, perché gli manca qualcuno nei box come Alzamora che gli spieghi le cose come sono. Aver fatto fuori Alzamora è un errore ancora in più. Chi se ne frega di quello del Red Bull, dei film, della televisione, dei giornali? Non serve a niente. Serve un Alzamora in questo momento, punta a capo. E lui non ce l'ha più. Mamma mia, scusami se lo dico, Franco, ma no, hai ragione. Questo è quello che penso. Hai ragione, sono completamente d'accordo con te. Chiedo anche a Manuele e poi. Da qui ci colleghiamo al discorso della seconda parte della trasmissione, perché vedrete ragazzi che è tutto collegato, le parole di Carlo e credo quelle che ascoltiamo da Manuel saranno confermate dai fatti. Manu. Sì, solo posso sottolineare quello di Alzamora, Carlo, io l'ho pensato oggi pomeriggio qui a casa. Esattamente. Allora vedi, uguale. Vedi che siamo uguali. Dopo un'altra cosa, Mark ha tantissima esperienza, 8 titoli mondiali, e lui non sta utilizzando questa esperienza in questo momento. Lui è la maggior virtù di Mark, che la sua determinazione, la sua voglia di non smettere, è in questo momento il peggio nemico che lui ha. È se stesso, perché tutto quello che noi ammiriamo in Mark adesso è contro lui. Sta con te. Certo. Lui non ha un ma lo vedi anche nelle prove, Manuel. Nelle prove ha fatto il tempo dietro a Bastanini, ma va bene che ci sta, perché delle volte ti seguono, delle volte segui tu, però poi se diventa una forma non va bene per un pilota, capito? Cioè secondo me Manuel, gli manca tutto. Vai. Però senti, sabato, quando ha finito sabato, io stavo innamorato di Mark. Quello che lui ha fatto sabato ha sido incredibile, per me una delle meglio giornate di Mark mai nel campionato del mondo, ma l'ha gestita con la testa, l'ha gestita anche con la testa, Manuel. Ma domenica io stavo domenica no. molto incazzato con Mark, molto e io penso che anche lui sta in ese yin e yang costante, sabe? Sì. Ma dopo devo dire una cosa, se non lo dico exploto. Mark, dopo l'incidente di domenica, è andato, ha pedito scusa a Oliveira, ha pedito scusa al pubblico di Portogallo, nessuna parola, nemmeno una con Jorge Martí. Che a momenti l'ammazza, se lo prende bene, certo. Alle fine, se tu veramente stai così come si dice, arrepentito, no? Come si dice? Sì, arrapato, dai. Aggressivo. No, lui no, veramente pentito, stava... Scusami, arrepentito, pentito. Sì, lui stava così pentito, no, adesso io non sono importante, adesso importante Miguel, il pubblico portoghese. Oye, macho, ¿y Jorge Martín? Credo che abbia una frattura al pollice, non vorrei dire una stupidaggine, una frattura no, anche lui. Al piede, però te al dico, piede, sì. Sinceramente, questa, per me, ha sido un poco impostato tutta questa storia, perché se no, se tu veramente senti quello che dici, oye, perché ni una sola parola, Jorge, che le hai
distrutto una gara che podia vincere. Sì, sì, sono d'accordo. Qui lo lascio. Giustissimo, Manuel, hai fatto bene a dirlo. Allora, fatemi fermare un attimo, al rientro vi do quella notizia che, per la quale aspetto ancora delle conferme, ma che già mi era arrivato sentore di questa cosa stanotte, cioè la notte passata, e adesso vi darò quello che so, vi darò quello che so tra due minuti. State lì, arriviamo subito. Vieni a scoprire in JB Cars nuova Range Rover Evoque, disponibile nelle motorizzazioni ibrida, diesel, ibrida, benzina e anche plug-in con un'autonomia totalmente elettrica di 50 km. Ti aspettiamo a provarla e vederla in JB Cars. Le grandi occasioni del Car Village Fassina, Alfa Romeo Giulia veloce Q4 2002 turbo diesel 14.000 km, 42.900 euro. Da Fassina trovi la tua auto. Ciao da Motor Times, vi aspettiamo nella sede di Saronno e di Legnano con tutta la nuova gamma 2023 pronta consegna. A Saronno vi aspettiamo invece con l'usato multimarche garantito fino a 24 mesi e per qualsiasi problema anche di assistenza o semplicemente di cambio gomme le nostre officine vi aspettano con le migliori promozioni in essere. Ciao a tutti e a presto! Tutto l'usato selezionato, certificato e garantito Arval Auto Select lo potete trovare qui presso la nostra concessionaria ufficiale Venus SPA in Viale Sicilia numero 98. Tutte le nostre offerte sono consultabili sul nostro sito www.venus-spa.it. Vi aspettiamo! Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. E la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza MAA. Chiama il numero in sovrimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it. C'è chi mi dice, boh, ma vai a letto la notte, non stare in giro. No, Inter, no, Wash, sei dell'Inter? No, è peso della Sampdoria per Pernat, qui no, è dell'Inter, Wash. No, vabbè, scherzo, vabbè. Allora, ragazzi, per quello che so, io dico sempre quello che so è prima di, mi confronto. Certo. Delle, poi si può sbagliare e in questo caso mi auguro di sbagliare. Però quello che posso dirvi è che secondo le mie informazioni Marquez non ci sarà neanche ad Austin, perché evidentemente quella operazione, che potrebbe essere una sciocchezza, in realtà potrebbe nascondere delle insidie che mi hanno confermato dei medici specialisti di quel tipo di arto, e anche se sono due vitine che sembrano una stupidata rispetto a quello che questo ragazzo ha subito, no? Con l'osso segato 3, 4, 8 volte, girato di 30, 40 gradi, due vitine, bene, in questo caso sembra che due vitine potrebbero creare dei problemi, per cui l'indicazione che abbiamo è, secondo noi, Mark non sarà in pista ad Austin. Da adesso in avanti però continua, Manuele e Carlo, quel discorso legato a Puig che non ci sta, la HRC, a Repsol che non vogliono accettare non avrebbe voluto accettare il doppio long lap penalty, e ci mancherebbe altro, firmato, per cui alla fine, essendoci un documento firmato che prevedeva la pena a Termas de Riondo, HRC, per quanto so, vuole proseguire nella difesa di questo che ritiene un diritto del pilota. Chiaro è che a questo punto la lotta, la bagarre tra HRC, tra Puig e la FIM, si sposterebbe alla gara successiva ad Austin, perché per quello che possiamo dirvi in questo momento Marquez non dovrebbe essere in pista. Se poi avremo sbagliato vi chiedo già scusa, però se ho delle notizie che ritengo molto attendibili e quando posso darle ve le do, ripeto, già da ieri notte che avevo avuto qualche indicazione. Carlo Emanuele. Sì, no, ci sta, Franco, io questo non lo sapevo, te ne do atto che la notizia non lo sapevo. Mi dispiace che Honda faccia quello che dei ricorsi, perché è ridicolo, dopo quello che è successo deve accettare i due long run al prossimo Gran Premio che corre. Abbi pazienza, se si riesce anche a levare questo, allora di sport non ne parliamo più. Io sono molto duro, ma chiunque fosse, da Marca, Valentino, a Biagi, a Bastianini, a chiunque, non è giusto e deve scontare questo doppio long run. Lo deve scontare la prima gara in cui partecipa. Okay. Mi dispiace di quello che hai detto, perché continua la sfiga ancora maggiore. Mi dirai se è andata a cercare stavolta, però
è sfigato, probabilmente è entrato in un tunnel di sfortuna, lui l'alimenta anche con questi comportamenti, però dispiace, perché tutti pensavamo che quest'anno un po' di gare Marquez ci avrebbe divertito, no? Ne abbiamo bisogno. Però sai, io poi entrerò in un altro discorso, ora lascio parlare Manuel, è un po' tutto figlio di tutta questa, un nuovo format di cui vorrei parlarne dopo, ecco, francamente. Sì, no, sicuramente dedichiamo grande ampio spazio a questo, Carlo. Però Manuel, vedi com'è collegato, perché io ieri notte questo dialogo con questo amico, ho detto cavoli, ma io se fossi Mark domenica già vedo un errore di fondo, il fatto di aver comunicato lunedì che a Termas non avrebbe corso. Io avrei preso qualche giorno, no? Avrei preso qualche giorno, poi giovedì, se vedevo che non ce la faccio, tanto sono là, vado là, va bene, faccio spostare casino, moto, però vado là, cioè la moto già andava, le persone più che altro, e poi dico che non corro. Lunedì che necessità c'era di dirlo? Non lo so, se ci fossi stato manager Pernat, non so se lunedì avrebbe detto... No, non l'avrei detto. Avrei parlato di operazioni, accertamenti, e poi vedremo in settimana cosa si farà, ma è normale. E come sto facendo con Bastianini. Ha fatto il suo esame da dottor Castagna e da Porcellini, gli hanno detto che una frattura composta non c'è bisogno di operare. Questa settimana si riposa e da lunedì prossimo comincia una terapia particolare per vedere Porcellini. Sì, Porcellini ha detto che c'è buone possibilità che sia in Texas. Punto. Questo va fatto. L'Inter giusto, no? Però basta. Esatto, però una mancanza di... Perché io cosa ho detto? Ho detto, cavoli, se fossi Marca, anche se ho il dito rotto, l'operazione, no? Che mi hanno detto subito, operazione abbastanza semplice, banale, però vado a Termas, no? E chiaramente... Certo. Spuntare lì il doppio long lap penalty ad Austin, vado e parto alla pari con tutti. Franco, siamo lì, manca Zamora, manca uno che capisce, esatto, queste cose. Che voglio dire, manca il manager, cazzo, manca uno che lo basta, sappia gestire. Fine. O no, fine. Manu. Ma certo, Manuel, dillo pure tu. Io primero sto scioccato con questa notizia che lui no, forse non sta Austin. Questo è realmente un colpo, no? Perché perdere una gara va bene, già perdere due più una con un long lap in Jerez, già sono tre. Uff. Sì, non è. E devo dire, ragazzi, voi sapete lo che io penso della gestione del manager dell'equipo. Io non posso dire di più. È un capitolo di più della gestione di un signor che non deve essere in quello posto a tanto tempo. È un po' di tempo che lo diciamo. No, non voglio parlare di più perché l'ho detto tutto. Lo che tu dici, Bob, perché dire lunedì? Vai a Termas, wow. Se poi esce, fai quello long lap, fai due giri, dopo vai. Ma perlomeno vete a Termas, sabes, con un... io fico... Fico puto da vita con questa storia. No, ma c'è uno scollamento anche fra lo sponsor, la casa e il pilota, tutto, che sembrano tutto. tre entità diverse, senza un collegamento. Io veramente non capisco. La gestione, di verità, io non capisco come ese signor continua lì. Io non lo intendo. Chissà che cosa c'è dietro, che motivi ci sono. I risultati dopo tre anni sono contro di lui, di qualsiasi genere, sia di gestione della squadra che di scelta di piloti che coordinamento del team. Fra, cosa vuoi che ti dica? Quello lo che stavamo dicendo, quando Alzamora era l'unico che buttava un po' di acqua nel fuoco, quello sta buttando benzina nel fuoco. No, venga, va. No, non è così. Nacho. Certo, però Carlo, io ti chiedo questo perché questa trasmissione si chiama Belinche Padova, che è il tuo libro, e leggendo il tuo libro, chi non conoscesse quello che hai fatto, insomma, tu di battaglie anche al limite. Anche oltre. La legalità sportiva al limite perché le hai fatte, no? E secondo anche me, oltre. Carlo, nonostante tu abbia ragione, secondo me, ma anche... Io credo che anche il pilota, anche Marquez, sia convinto che quel doppio la penalty lo deve
lo deve, ma certo, pagare, Franco, in pista, lo deve, è giusto che lo paghi in pista, perché è giusto così. Io lo dico da padre, ma tu non dirmi che se fossi il manager di HRC non ti attaccheresti a quel foglio firmato in cui la penalità è da fare a Termas. Guarda, Franco, ti dico la verità. Io ho sempre difeso i piloti e ci mancherebbe altro, è il nostro ruolo quando fai le aziende. Però io sarei andato in commissione, ci sarei stato 2 ore per cercare di convincere eventualmente una cosa indifendibile, Franco. Però avrei cercato di convincere da Carmelo a Freddy Spencer, tutta quella gente lì. Se poi non ci riuscivo, pazienza, l'accettavo, Franco. Ricorso non l'avrei mai fatto, perché è un ricorso che perdi, Franco. È un ricorso che è perdente già dall'inizio, per cui fai anche brutta figura a fare ricorso. Io sarei stato delle ore lì e avrei detto a loro di decidere magari mercoledì, con un po' di calma. Questo avrei fatto, Franco. Poi magari decidevano lo stesso, sia ben chiaro. Punto. Sì. Poi diventa anche un problema politico, secondo me, Carlo Emanuele, perché qui c'è tanto, nel senso che qua ci sono due case giapponesi che per loro demerito, attenzione, non sto dicendo perché sono state per loro demerito, stanno facendo pena, no? Io immagino lo sponsor, se questo ricorso non dovesse essere preso in considerazione, con Marquez fuori 2 gare, con un mondiale che ormai è andato a remengo, perché cioè, secondo me, a parte miracolo, forse un miracolo, difficile che possa recuperare. Ma pensa alla Repsol, pensate alla Repsol. Che cioè, tra l'altro era sul filo, ha rinnovato proprio all'ultimo minuto, quindi era sul filo di andarsene. Io hai ragione, però... Poi sai, la Repsol non ha nemmeno colpa, può metterla sulla politica, certo, noi siamo forti, noi di qua, noi di là, però sai, poi Franco, puoi insistere finché vuoi, che ci sono anche gli altri 23 piloti, nel senso che non puoi fare una cosa per uno e per gli altri 23 no, parliamoci chiaro, c'è delle regole fisse, dai Franco, che no. Io te l'ho detto, avrei parlato tutta la notte, avrei detto a loro, per cortesia decidete mercoledì, pensateci, e poi avrei accettato qualsiasi decisione, Franco, onestamente. Di più non puoi fare. Cosa vai oltre il regolamento? Dai, non esageriamo. Okay. Insomma. Scusami, Vanni che dice... Aspetta, dove sei Vanni? Qua. Non è che in Argentina, non è in Argentina perché è già unfit. Beh, è chiaro che è unfit. Doveva essere operato, è stato operato a Madrid la sera stessa. Ve l'abbiamo detto subito che ci sarebbe stato... il giudizio del medico sul fatto che lui potesse correre o no, però come dicevamo con Manuele e Carlo prima, assurdo dirlo già lunedì, fai un po' di strategia, vai fino a Termas, non lascia tutti nel dubbio, poi intanto questa cosa io dico a livello strategico, no? Perché è chiaro che devi lottare anche su quel piano lì, per cui non riusciamo a capire come sto ragazzo sia gestito, evidentemente lui da solo non ce la fa a gestirsi, non ce la fa, il manager da solo, è all'altezza di fare quel lavoro lì, sarà bravissimo a fargli guadagnare tanti milioni, ma non sa fare il lavoro che fa Carlo, non sa fare il lavoro che probabilmente avrebbero fatto manager, ma dico, non è un manager esperto di moto, esatto, degli esperti di moto, per cui è assolutamente un casino. Assolutamente un casino. Da qui io andrei, se siete d'accordo, se avete altro da dire, Emanuele e Carlo, vi ascoltiamo su questo. Non è una scusa la mano, ragazzi. Iuri, non è una scusa, fidati. La mano non è una scusa. No, non lo è. Esatto. Io spero che rientri questa cosa di Austin, ma in questo momento vi garantisco che Marquez per noi non correrà ad Austin, poi se dovesse rientrare saremo felici, però quello che mi ha spiegato tecnicamente sull'operazione fa sì che forse è meglio, visto le sue condizioni, già i trascorsi che ha avuto in questi anni, è meglio che ci pensi su e si ascolta il medico, non va a correre perché altrimenti potrebbe avere delle grane più lunghe da risolvere. Manu, da qui a Austin sono 3 settimane per 2 diti. Cioè, a me sembra quasi una cosa, Franco, ti dico la verità, la notizia è notizia e sicuramente è vera, però vedo Bastianini con una scapola rotta che cerchiamo di correre negli Stati Uniti, cioè, di fronte a... cioè è una cosa poco più complicata, sei d'accordo? Quindi non so che rottura abbia, che non sia il metacarpo, che sia qualcosa di più serio, che non sappiamo, anche Franco. Non è che ci dicono tutto,
Però se ce la fa Bastianini a correre Austin, non vedo come non possa farcela Marca. È una domanda che mi faccio io. Poi non so che problema abbia, sia ben chiaro, Franco. Non sono un medico, se al metacarpo che è partito, e probabilmente sarà così, però, Franco, se cioè, fai il paragone... Mi hanno spiegato, questo medico con cui ho parlato, è una zona con tanti tendini, con delle situazioni che possono portare complicazioni al di là dell'osso, no? Che è fissato, sì. Per cui, sai, evidentemente c'è stato un consiglio dal professionista che lo ha seguito, tale per ma cui... Ma sai, Franco, adesso con Marquez si va con i piedi di piombo quando si fa male. Esatto. Perché con tutto quello che ha passato e ha fatto, anche una cosa un po' più meno che normale viene vista con un altro occhio, Franco. Te l'immagini se corre e poi si spacca un'altra volta e sta fermo 5 gare, quel medico lì sparisce. Cioè in questo momento è ancora più difficile, Franco non può correre mai unfit, capito, injured. Mark deve correre a posto. Esatto, e quindi è più complicata, secondo me. Esatto, come dici anche tu, sia ben chiaro. Sì. Quante grandi premi lui ha perso del 2020 a oggi? 27 gare. Pensa 40, a te. 48% delle gare che si hanno fatto negli ultimi 3 anni lui non è stato. Okay. Dai, la statistica parla chiaro. Ma poi non è solo una questione di fisico, Franco, il problema è che è una questione di testa, ha gli occhi invetrati, vuol dare di più di quello che può dare, è un problema suo, è chiaro, che è ancora più difficile questo momento che quello di quando ci aveva fatto la terza operazione, guarda, perché passa il tempo, Franco, e lui non va a posto, e in più c'è questa moto che non va, che onestamente è un alibi grosso. Ma ragazzi, questo discorso sabato era completamente opposto. Date cuenta che in meno di 12 ore lui passa da essere un eroe a essere un villano. Perché è così? Manuel, hai detto tu prima, cioè quella roba che ha fatto sabato, anche se ha sfruttato Enea, però insomma, i veri campioni si inventano qualsiasi cosa. Ha fatto godere tutti, dai, è chiaro, non godono quelli che lo odiano, perché sono qui da noi, sono tanti, sì, però d'accordo. Apprezzare l'unico, perché Quartararo più o meno c'ha la moto di Mark, forse è un filo meglio, no? Però quello che ha fatto Mark, Fabio non l'ha fatto, cioè se ne cadeva uno guadagnava una posizione, non è quello che noi vogliamo vedere, o no? Sai, Franco, non è che ti sbagli, ma sai cos'è successo in verità? Che lui la sprint race l'ha gestita, è stato molto intelligente, ha gestito la sprint race da pilota che fa la prima sprint race, gasato da quello non ha gestito la seconda. Bravo, ecco, Carlo, il vero problema. Bravo. Questo è il vero problema, Manuel, che lui ha gestito la prima da campione vero, da pilota che sa cosa vuol dire la sprint race all'inizio, e invece la gara non l'ha gestita, l'ha gestita malissimo. Ma perché? Se gestiva la seconda gara bene, faceva i primi 6, perché mancava un po' di gente, quello ne sono sicuro. E mi domando perché la seconda gara non abbia saputo gestirla. È una domanda che faccio a voi, non lo so. Il problema di Mark è quando lui è il discorso, no, adesso io vado tranquillo, non voglio, ma quando sta sulla moto diventa Mark Marquez, e ahí lui non ragiona, perché l'errore che lui ha commesso, con tutto il mio rispetto, è un errore di Junior. Attaccare nel terzo giro, avendo la gomma dura davanti. Era un errore di Junior, non di un campione. Sembra di uno che non ha mai corso, dai, Franco. Sì, poi... assolutamente sì. Scusami Danilo, no, non riesco a capire la polemica di Danilo, che evidentemente non sono simpatico,
non è una bomba che meritava tutta questa agitazione che hai trasmesso. Direi non bene il giornalismo, non è questo, non si fa così. Boh, Danilo, guarda, vengo a lezione da che te. Che cosa hai fatto il giornalista, non è vero? Sono un giornalista, ma sono un menestrello. Lo dico sempre a Carlo, Manuel, sono loro i professionisti, io faccio il menestrello. L'agitazione, io ti dico, Danilo, che l'ho avuta l'agitazione. Quando ho capito che la situazione era questa, mi sono agitato. E con la stessa onestà ho detto, spero che rientri questa cosa, che lui sia, per il bene del motomondiale, per anche il suo bene, che sia ad Austin. Però in questo momento, Danilo, io l'agitazione ce l'ho avuta, perché sapere che Marquez non dovrebbe essere ad Austin mi agita, per cui ti chiedo scusa, io sono veramente... Ma è giusto, Franco, è giusto, uno sportivo si agita perché vuole vedere lo sport, vuole vedere la battaglia, vuole vedere i sorpassi, non questi qua, ma vuole vedere i sorpassi che sono il sale. E Marquez è uno che il sale lo dà anche troppo, probabilmente dovrebbe dare un po' di sale fino invece che di sale grosso, però dai, ma dai, insomma, non scherziamo. Allora, Carlo giustamente voleva andare anche sull'argomento, guarda, ti faccio vedere cosa ti ho preparato qua, perché non solo la foto di Carmelo, che sicuramente che sta invecchiando, è sicuramente in mezzo a un bel casino, però io ti ho preparato questa foto perché io voglio che ci parli di cosa sta succedendo. Mamma perché mia, la Formula 1 sta strizzando così tanto l'occhio, perché Domenicali ha detto certe frasi, che cosa può succedere non lo sappiamo. Fatemi fare l'ultima pausa, poi torno da Manuel e da Carlo, dai miei amici collegati a Blink e Paddock, e aspettateci. Danilo, ti chiedo ancora scusa. Torno subito. Benvenuti da JB Cars Monza, che vi presenta Land Rover Defender 90, 5000 vuoto con 525 cavalli, trazione integrale, cambio automatico, edizione Carpathian, 13000 km percorsi, una vettura incredibilmente accessoriata. Vieni a vederla o ad innamorartene da JB Cars a Monza o visita il sito jbcars.it. Le grandi occasioni del Car Village Fassina, Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 2002 turbo diesel, chilometri 0 52.600 euro, da Fassina trovi la tua auto. Kimoto, concessionario moto e scooter a Paderno Dugnano. Ampia disponibilità di veicoli delle migliori marche. Da Kimoto trovi sempre promozioni ed offerte speciali, ma soprattutto tanta esperienza, serietà e uno staff pronto a consigliarti al meglio. Ti aspetto, vieni a trovarci. Ciao, sono Riccardo Messa e benvenuti nella nostra concessionaria. Qui troverete i marchi Renault, Dacia, ma non solo nuovo, anche usato, aziendale e chilometro zero. Abbiamo anche servizi post vendita, quale magazzino ricambi, officina e la nuova carrozzeria. Vienici a trovare le nostre sedi a Monza, Vimercate e Merate o visita il nostro sito messa.it. Ducati Milano, da oltre 20 anni siamo il concessionario ufficiale per la città di Milano e provincia. Da noi troverai un vasto salone di moto nuove, un salone di moto usate certificate, un'assistenza tecnica specializzata e tanto altro, accessori, abbigliamento e ricambi. Due sedi e tanta tanta passione. La tua prossima Ducati? Da noi, mettici alla prova. Eccoci qua con tutti i nuovi scooter della gamma da turismo di Honda. ADV 350, XADV 750, il Forza 350 e il Forza 750. Cosa volete di più dalla vita? Alla Motostar trovate la moto per tutte le vostre esigenze. Vi aspettiamo! Manuel, ci sono tanti amici spagnoli collegati, mi fa piacere, come Verdo che dice non si può ir al 105%, no, hasta al 130% come va ora, y jugarse su fisico y el fisico y la vida de los demás, no, non si può. Verdo, tienes razón, non si può, e non deve essere así. Allora, Manu e Carlo, vi ho fatto vedere la foto di Domenicali, che ha detto delle cose e che si è attirato un pochino, che qui in Italia lui non è come Marquez, è ammirato, è apprezzato, tanti anni in Ferrari, un uomo simbolo del motorsport italiano, adesso è a capo di Liberty Media e dice no, alla gente non interessa più, gli appassionati non hanno più voglia di vedere le prove libere, no, hanno voglia di vedere le gare, per cui le sprint, ci divertiamo, e lo ha detto, credo anche, no, Carlo, forse a te personalmente. Non, sì, ma poi ne abbiamo parlato, io, Stefano è un amico. Allora mi deve spiegare Stefano, di cui che rispetto, ci mancherebbe altro, perché in Formula 1 ne hanno fatte solo 5 e da noi invece bisogna farne 21. Allora mi spieghi questo. Allora, io questo format, non voglio dire, lo accetto perché il mondo cambia, Franco, quindi non è un problema. La sprint race può anche essere una cosa bella per il pubblico,
la gara è bella per il pubblico, però Franco, quando decidi di pancia, come è stato deciso in Austria, senza parlare con nessuno, inevitabilmente fai dei grossi errori. Primo, incomincia a fare solo due turni di prova, dove nell'FP2 fai il tempo, ok? Sabato sono caduti in 12 per fare il tempo, 12, ma c'era anche la ghiaia, Pol Espargaro, tutto quello che vuoi. E abbiamo provato in Portogallo, in Argentina e negli altri circuiti, non provi prima. Queste moto, l'anno scorso facevamo 4 FP, alla seconda fai già il tempo. È un po' pericoloso, Franco? Sì, d'accordo. Poi fai la sprint race e mi sa anche bene perché fa spettacolo, quello che vuoi. Però, santo Dio, quando succedono le cose come Marini e Mir, devi sanzionare alla grande. La prima sprint race, quelli che hanno fatto il casino, devono partire in ultima fila alla domenica. Devi cannellare subito, Franco. Se cannelli subito è un conto. Dopo, se no, gli altri fanno quello che vogliono. I piloti sono sotto stress in questo modo, e ancora di più lo sono i meccanici che entrano nei box a giovedì e escono a lunedì mattina. Franco, non ne possono già più. Io non lo so dopo 4-5 gare se ce la faranno. In Formula 1 ci sono due squadre che si alternano, metà e metà. Qui no, c'è gente che ha già dato forfè. Sai quanta gente non ho già visto di meccanici e tecnici e di hospitality? Io te ne potrei enumerare 6 o 7, compresa la Ducati. Quindi questo format va gestito, ma va gestito in un altro modo. Inutile che Stefano Domenicali, che io rispetto, con le sue, allora perché non ne ha fatte 23 in Formula 1? Gli volevo fare questa domanda. Perché noi 21 e voi solo 5? Perché capisci che è una cosa che devi capire, devi vedere come funziona. Queste sono tutte le mie perplessità, e ci vogliono delle sanzioni dure. Non ci vuole più lo Freddy Spencer che prende decisioni politiche che non servono a niente. Se tu non li cannelli subito, Franco, la seconda sprint race sarà ancora peggio, te lo dice Carlo Pernat. Spero di no, e con questo la mia ringa è finita. Ok, Manu. Bene, andiamo a ver se consigo ordinare il mio pensiero. Uno, a me non mi è piaciuto il sprint race perché a me sono della vecchia scuola e forse mi piace vedere più come si costruisce il risultato al domingo lavorando venerdì, lavorando sabato. Va bene, ma forse è il mio punto di vista. Quello che è successo nel sprint in Portogallo, credo che la responsabilità l'abbiamo tutti, che tutto l'inverno abbiamo detto. La sprint race non si deve gestire le gomme, la benzina, il fisico, per questo ognuno può guadagnare la sprint race. Che è successo? Che tutti i piloti hanno uscito alla sprint race pensando che erano in condizione di vincere la gara. Dei tori. Questo hanno andato tutti così, perché tutti veramente pensavano, oh, sprint race, io posso dare la grande rivoluzione. Io credo che dobbiamo aspettare un po' per vedere come funziona. A me, sinceramente, insisto, non mi piace. Come ho detto, solo manca che si vende hot dog e popcorn in circuiti, perché questo è un formato americano, è chiarissimo. È un formato americano. Mi risulta che arrivi un direttore marketing che era l'ex direttore marketing dell'NBA, Carlo Emanuele. Allora, ci sono 3 persone che possono arrivare. Bravo. Una è una donna e 2 sono uomini. La donna era nel marketing dell'NBA, gli uomini no. E questo dovrebbe essere deciso entro il Texas, quello che so io. Quindi, tanto ormai è così, Franco. È tutto marketing, ci saranno le maggiorette, le minorette. La ecco, pubblicità, però, certo, Carlo Emanuele, però non vi sembra, almeno guardando quello che è stato fatto nelle ultime stagioni, chiaramente al netto del Covid, perché prima andava meno male, andava tutto bene, no? Poi dopo il Covid, durante il Covid, è chiaro che Spelletta ovviamente si è dovuto trovare a fronteggiare, ma certo, ma ci mancherebbe, dove guadagnava un pacco di soldi, poi ha cominciato a guadagnarne meno, poi a non guadagnarne, a doverne metterli ha sempre messi, però
quello che sembra a noi appassionati, che ogni cosa che fanno sia una roba che non ha senso, perché al di là del fatto che la Ducati è bravissima, è stata bravissima, ha salvato la moto, però dare così tanto spazio e potere, devo dire, no? Ma senza fare polemica, non fraintendetemi, non è stata una mossa forse troppo azzeccata. Il fatto poi di dipendere dalle gomme con un certo tipo di approccio, il fatto di avere questo inserimento senza parlarne con gli addetti ai lavori, con i protagonisti. Quello è l'errore principale. Sembra quello. Che facciano tutte le robe per crearsi dei problemi. Io non lo so perché, Carlo Emanuele. Dateci voi una risposta. E Bob, la sensazione è che uno va, non so chi è che decide, ma quello che decide va a dormire e quando si alza ha una idea e dice pronto. È un disastro. O sea, tutto, sì. Nessuno calcola gli effetti collaterali che hanno le decisioni che fanno. Emanuele, e abbiamo un altro grosso problema, molto grosso, che da noi la FIM non conta un cazzo, scusate la parola. Se vai in Formula 1 la FIA conta, se vieni qua la FIM non conta niente. Se ti ricordi, nella conferenza stampa fatta in Austria l'anno scorso, il presidente della FIM era bello contento, anzi aveva dato la notizia che Valentino l'anno dopo andava con la Yamaha, ti ricordi? Siamo a livelli allucinanti, la FIM zero. Se c'è una FIM con un presidente che capisce di moto, prende Carmelo e Carmelo, io sono d'accordo con te, però vediamoci un po' con le factory e con i piloti e poi vediamo, c'era tempo. Quello che a me mi arrabbia, Bob e Carlo, perché sembra che noi solo sappiamo criticare. Ma non è vero. Ma ragazzi, è che quelli che stanno gestendo lo fanno così di male che non c'è altra che criticare. Io es que, arriva un momento che già mi stanco di tanto criticare, ma è che non lo fanno bene. E a me dispiace di una cosa, man, che io ho avuto anche un po' uno screzio, ma nemmeno tanto di quelli, con Franco Uncini, che è venuto lì, l'hai visto, in Portogallo. Parlavamo, c'eravamo io, lui, Emerson Gatafoni, altri due. E gli ho detto, e lui mi ha detto, sei sempre a criticare, perché sai quanti ho criticato. A te i cambiamenti non vanno bene, tutti i cambiamenti che abbiamo fatto in passato sono sempre tutti bene. Dico, non è vero, Franco, quando avete messo l'800 avete rovinato la MotoGP, l'avete levato l'anno dopo, quindi non dire che tutti i cambiamenti andavano bene. Se l'è presa e poi gli altri hanno dato ragione, ma quale che tutti i cambiamenti andavano bene, ma chi l'ha detto? Cioè qua si ragiona, Franco. E dopo un cambiamento, questo cambiamento del mondiale è il più importante per epocale, me della storia del mondiale, più che quando hanno arrivato i quattro tempi. Bravissimo. Lo hanno deciso senza sedersi a una tavola e discutere con tutti lo che stanno involucrati. Bastava un mese e poi decidere a ottobre, finito. E Carlo, volevo dirti una cosa, tu sai che la Formula 1, che io non so nulla della Formula 1, ma mi hanno detto che gli sprint race in Formula 1 sono 5 milioni di più della FIA. Un gran premio, vuole una sprint race, paga 5 milioni. Sì, perché vedi che le fanno quasi sempre nei paesi arabi alla fine, no? Dove c'hanno i soldi. Solo che noi nei paesi arabi a chi 21 alla, e noi ne abbiamo uno che è in Qatar e gli altri non puoi perché sono circuiti cittadini, no? Bahrain, Dubai e compagnia bella, quindi non posso. E tra l'altro ne fanno 5, ma come mai? E per i soldi? Ah, che bella la sprint race, ma chi mi vengano a dire che è bella, Carlo, la sprint race? A maggior ragione la mossa di questo signore che vi ho fatto vedere prima e che voi conoscete bene, mi sa di una mossa della disperazione, cioè dice io o la salvo raddoppiando la visibilità delle gare o altrimenti qua va tutto a catafascio, come si dice in Spagna, no? Va tutto a farsi benedire, per cui io la vedo come una mossa della disperazione. Cosa faccio? Signore. Non chiedo niente a nessuno, la faccio e basta, la devo fare e basta. E poi vada come vada, perché secondo me altrimenti non è spiegabile una mossa del genere. No, proprio da uno che ha sempre deciso in base ai piloti, sempre, comunque,
è la prima volta. E quindi è chiaro che il fondo Bridgepoint ha detto: signore mio, abbiamo perso, da quest'anno si guadagna tot, oppure certo, ciao, e mettiamo altre persone. Fare di questo genere, punto, Franco. Chiaro, questa chiaro. Io mi ricordo quando Manuel l'anno scorso, ti ricordi Manu che ci hai detto in trasmissione qua, che avevi parlato con quelli del Qatar, mi sembra, che ti avevano detto: guarda, la Formula 1 è così, la MotoGP è così, cioè una roba che dice no, non possiamo paragonarla, non siete niente, no? Era stata pesante, vero Manuel, la dichiarazione che avevano rilasciato quelli del Qatar. E lì ti rendi l'idea di quanto è diverso questo mondo della MotoGP dalla Formula 1. Ma Franco, no, ma lo deve essere diverso, lo è. Noi non potremo mai correre nei circuiti cittadini. Noi, di paesi arabi che hanno i miliardi, abbiamo una sola gara, punto, finito, che è quella del Qatar, meno male che c'è, che credo sì, che paghino 5 milioni, tra l'altro, anche loro. Gli altri vanno a Singapore, in quei posti lì, e beccano 20, 10, 15 milioni di dollari, Franco, è la Formula, e noi no, perché non possiamo, e meno male, siamo uno sport diverso, lo possiamo scimmiottare, ma non copiare. Punto. Sapete quanto paga il Qatar per la Formula 1? Ah, 30, guarda, 35 milioni. Pensa un po'. 35 sì, ma Franco, milioni. Capisco, niente da fare. C'è una bella diversità e ce la teniamo, cosa vuoi ti dica. Ancora, però almeno gestirla un po' meglio, ecco. Certo, io ho capito da voi che le esperienze non vi sono piaciute, però vi posso assicurare che da spettatori e per noi, che abbiamo magari guardato in gruppi o al bar la gara, l'attesa della Sprint Race è stata una super attesa, ragazzi. Io non voglio dire superiore a quella della gara, ma forse superiore davvero. Cioè... Sì, ma Franco, ma nessuno... Allora, io ti ho detto che il format può anche andare bene, ma lo devi gestire. Alla prima gara devi penalizzare dei piloti che fanno le stupidaggini, se no la seconda, quattro piloti mancano, la seconda ne mancano otto, Franco. Sì, sai, sì, poi sì, è comodo. In Formula 1 hanno il terzo pilota che con la macchina buona, tipo Russell o compagnia, arriva nei primi cinque. Qua ci spari quattro collaudatori che se arrivano quindicesimi va bene. Che spettacolo danno, Franco. C'è un'altra bella diversità, Bisogna che anche Domenicali, Stefano, queste cose le dica. Non che dica che è bella che la sprint. Ho capito, anche a me piace la sprint, a chi non piace. È uno spettacolo. Però gestiscila, cavolo, Franco. Assolutamente. Va bene, vi lascio andare. Io prima ho visto un messaggio, ma ne stanno arrivando una milionata. Sono veramente bene, tantissimi. Bene. Ecco, però c'era un messaggio che diceva, ma non è che con questa situazione... La Honda possa pensare di ritirarsi. Io quello che posso dire, che vi do per certo, è che Marquez non ne può veramente più, l'avete capito, è stato detto, però vi confermo che, sentito con le mie orecchie, è lì che secondo me scavalla, no? E dice basta, se va via Marquez io penso che la Honda tagli immediatamente la corda, e potrebbe farlo anche la Yamaha. Cioè, io non vedo un futuro nella disciplina che è stata dominata dalle giapponesi, no? Per tanti anni. E che tra l'altro non rientra nessuno. E ci sarà un motivo. Ma io mi dico, chi glielo fa fare di stare lì? Ma giustamente, cosa sta lì a fare? No. Che non ci sia la Kawasaki, la BMW, queste aziende, è incredibile nella MotoGP, onestamente, dai, su, dai. Devo dirti che Nakagami, che è un giapponese sempre discreto, ma Nakagami interessante perché lui... Si sai come chiedere, lui dice le cose. Io in Portogallo lui ha detto, e la relazione con Mark, con Honda, non sta nel momento migliore. Migliore, certo. Attenzione, Nakagami. E lui dice, è normale perché in un matrimonio sono volte che litigano. Detto per un giapponese, vuole c'è dire il divorzio, poi Manuel, esatto. Manuel, io e te siamo cintura nera di divorzio, sappiamo come funziona, però divorzio. A me l'hanno detto sempre ieri notte, tutte queste notizie, mi hanno detto guarda che è lì che non, vabbè, cioè, ma logico, non è veramente più logico. Perché Mark per come io ho sentito quando lui parla, lui non capisce questo di Kawauchi, la maniera di lavorare di Kawauchi, lui non la capisce perché è completamente diverso a quello che lui stava abituato. Ma è impossibile che
le cose funzionano in un mese. No. Bisogna tempo, ma a tempo, Mark? Forse l'età, non ha tempo. L'età no, avanza, certo. È sempre un discorso brutto, però comunque adesso Mark è con un certo capo tecnico. E io però se penso che adesso questo signore, che comunque con Chiesa è vero, ha lavorato con un fenomeno, però adesso sta portando Bagnaia a un livello che forse Bagnaia non pensava di raggiungere. Cioè io non penso che sia bravissimo. Non è un caso che Gavarrini abbia vinto con, no, no, con Chiesi, anche se Cristian è bravissimo, è il numero uno. Alla fine, secondo me, l'HRC si deve fare delle domande su, su dove è andata, uomo, no? Nel corso di questi anni, chi ha mandato via e di chi si è voluta privare, pensando, forse con un po' di presunzione, di poter fare a meno di chiunque. Lo fece con Rossi, l'ha fatto con tanti tecnici, e evidentemente, boh, non so, secondo me due domandine dovrebbero farsele, perché bravo, non può essere... Non lo so, va bene, ragazzi, vi lascio andare, mi sono stradivertito, chiedo scusa all'amico che si è offeso perché non ho dato una tesi che non meritava. Io ripeto, ragazzi, ve lo dico adesso, perché meglio rossi di vergogna che verdi di rabbia, è un detto che utilizzo spesso, però spero che quella roba lì rientri in questo momento. Tutti, ma anche per quello che so io non ci sarà ad Austin. Poi se starà meglio, la ferita, l'operazione guarirà prima, lo vedremo e sarà meglio. Tutto il resto, diplopia così, io non ne so nulla, per cui vi ho detto solo le cose che so per certo. Riguarda l'operazione, come sempre, come sempre. Non so nulla. Carlo, grazie mille, rinnovo grazie l'invito a voi. Io non l'avessi ancora letto, in attesa che Carlo faccia il secondo, perché questo non è un libro, è una meraviglia, non potete non leggerlo, ve lo leggete grazie, tra l'altro in un giorno, anche voi che siete delle bestie come me, in un giorno riuscite a leggerlo perché lo divorate. E Manuela, il saluto va anche ai tuoi spettatori di Pessino GP, il canale su YouTube in spagnolo, ma che secondo me anche noi italiani guardiamo con grande piacere. Spero di vedervi la settimana prossima, ok? Grazie, va bene. Ciao Carlino. Tanto siamo tutti qua perché io non vado in Argentina, per cui siamo qua tutti. Fantastico, ci vediamo settimana prossima allora. Grazie okay, ancora, un abbraccio. Ciao. Le grandi occasioni della Car Village Fassina, Fiat Panda City Life, 1000 benzina, 40.000 km percorsi, 14.900 euro. Da Fassina trovi la tua auto. Ciao da Motor Times, vi aspettiamo nella sede di Saronno e di Legnano con tutta la nuova gamma 2023 pronta consegna. A Saronno vi aspettiamo invece con l'usato multimarche garantito fino a 24 mesi e per qualsiasi problema anche di assistenza o semplicemente di cambio gomme le nostre officine vi aspettano con le migliori promozioni in essere. Ciao a tutti e a presto. Ruggero Moto ad Airago, il concessionario Morini, ti propone l'intera gamma dalle 6,5 SCR STR al grande successo di vendita Xscape in tutti gli allestimenti. Ruggero Moto è anche rivenditore Fantic con il Caballero nelle nuove colorazioni, la gamma fuoristrada e Motard. Ruggero Moto, passione a due ruote. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. E la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza MAA. Chiama il numero in sovraimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it. Benvenuti da JB Cars Monza, che vi presenta Land Rover Defender 90, 5.000 vuoto con 525 cavalli, trazione integrale, cambio automatico, edizione Car Passion, 13.000 km percorsi, una vettura incredibilmente accessoriata. Vieni a vederla o ad innamorartene da JB Cars a Monza o visita il sito jbcars.it.